Oggi ti invito a vedere la mia collezione di farfalle. Questa è arte per te, arte per Tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te, nuovo video del corso di acquarello. Vi ho fatto aspettare un pochino, ma come sapete, compatibilmente con i tempi della mia vita, io cerco sempre di accontentarvi e quindi eccoci qui di nuovo a trattare l'acquarello. Oggi lo tratteremo nella duplice essenza di bagnato su asciutto e bagnato su bagnato. Vedremo come queste due tecniche possono intersecarsi insieme per creare qualcosa di gradevole. Vi dico che cominciamo con dei soggetti base, è un corso di acquarello, quindi andiamo per gradi. E siccome io sto preparando una bella parete tutta nuova per la mia camera da letto, tempestata di farfalle, ho deciso di creare queste farfalle insieme a voi con le diverse tecniche pittoriche che abbiamo affrontato fino a questo momento su Arte per te, provando anche i diversi materiali magari che vi ho recensito in questi mesi, in maniera tale da vederli proprio lavorare sul campo e non solamente inquadrati. Giusto? E allora spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a far spiccare il volo a questa bellissima farfalla. Ed ecco l'occorrente per realizzare il nostro acquerello, la nostra farfalla ad acquerello. Innanzitutto un blocco per acquerelli, io ne ho qui uno piccolino perché poi il mio acquerello dovrà essere alloggiato all'interno di una Wirserum di IKEA, quindi sto preparando tutta una paretina, la mia collezione di farfalle con le varie tecniche pittoriche e quindi voglio una carta che sia un po' più pregiata, una 100% cotton, grana fina della Fabriano. Quindi un blocchetto, questo blocchetto così piccolo, 25 fogli, 300 grammi, costa 10,50 euro e sono appunto foglietti di dimensioni più ridotte, 12,5 x 18 cm. I miei insuperabili acquerello della Ferrario Godè. Allora, questi sono ottimi anche quelli, ve li ho recensiti, quelli in tubetto, la serie Tintoretto, però per questo lavoro preferisco avere la palette così a godè perché mi sbrigo prima e sono ottimi ugualmente. Userò dei pennelli e qui con me ho selezionato dei Tintoretto che vi ho fatto vedere in video recensioni precedenti, poi una matita 2B. Questa è una grafite, una matita interamente in grafite della Dervent, molto molto buona. Ho anche una 2B Mina su una portamina Staedtler. Uno sfumino, questo è sempre uno sfumino Ferrario, ma vi ho fatto vedere come poterveli fare anche da soli, vi allego il link nelle schede. Quindi una gomma pane, un bicchiere d'acqua e naturalmente la pezzetta per scaricare l'eccesso d'acqua. Cominciamo subito in un video, appunto, che è anche la summa dei materiali un po' che vi ho recensito negli ultimi tempi e che magari non abbiamo più utilizzato insieme. Vi faccio vedere come effettivamente performino nelle cose che faccio io. Io mi relaziono allo spazio che ho a disposizione e partendo dal centro do una forma leggerissima perché è acquerello e quindi poi lo devo cancellare. Fatta più o meno la sagoma, comincio a dipingerla direttamente. O meglio, se volessi, potrei anche ricavarmi quelli che sono gli spazi interni, no? Per una maggiore definizione di quello che è il lavoro che devo andare a fare. Comincio a definire gli spazi in cui voglio colorare e gli spazi che voglio lasciare un po', più neri, cercando di essere alquanto speculare nella scelta degli spazi. Cominciamo subito preparando il nostro colore. Questa sarà una farfalla che avrà i toni dell'azzurro. E allora preparo i miei colori. Prendo un pennello numero 4 in Martora Kolinsky e del blu cobalto, ma anche dell'oltremare. Comunque, appunto, senza legarvi troppo ai miei toni, scegliete una selezione di toni che avete voi in tavolozza. E adesso comincio ad inserire i miei colori con
la tecnica del bagnato su bagnato in maniera così molto casuale sulle ali, eh? Quindi comincerò con degli azzurri che si uniscono al del blu e a un blu un po' più intenso nella parte terminale, che vanno poi magari a finire in un verde. Quindi anche dall'altra parte bagno tutta la parte centrale, voilà, e quindi unisco degli azzurri a dei blu all'oltremare, che scarica un sacco di colore, e poi al verde che unisco con gli altri. Nella parte inferiore anche qui bagno su tutto e qui faccio salire il colore dal fondo. E lascio asciugare. Mentre va l'asciugatura, intensifico quelle che voglio che siano le parti più scure. Ok. Quindi gioco un po' coi colori. Se voglio dare più toni, posso ancora unire colori. Per esempio, adesso sto usando un verde che è più pastellato, che ha dell'aggiunta del bianco proprio dentro, e magari sporco. Ok, a questo punto mi fermo. A questo punto scarico notevolmente il disegno tamponando con la gomma pane. Questo è il momento in cui dobbiamo necessariamente affidarci al nostro senso pittorico. Lasciate semplicemente l'orma leggerissima e eliminate il grosso. E cominciamo a dare forma alle ali della nostra farfalla. Cosa intendo con il dare forma? Quindi mantenerci soprattutto su una forma esterna che ci soddisfi e che dia l'idea di quella che vogliamo sia la forma definitiva della farfalla. Non caricate troppo di pigmento e movimentate molto l'andamento del pennello. Questo è un bagnato su asciutto, quindi il tratto deve avere la meglio sulla forma, quindi sulla chiazza. Adesso intensifico il nero, cercando di lasciarlo sempre leggermente trasparente, non chiudiamolo troppo. E lascio anche degli spazi bianchi a mo' di macchia dell'ala della farfalla. Anche nella parte inferiore lascia gli spazi che vuoi chiari, non dipinti.
Questo è un esercizio un pochettino antipatico, cioè è difficile, lo capisco, lasciare degli spazi non dipinti, sarebbe più facile andare col bianco, ma il vero acquarello non ha bianco insito, ma usa come bianco gli spazi lasciati dal fondo. Nero più deciso, perché non avrà inserzioni di colore, posso andare a marcare il corpo della farfalla, perché anche se questa dovesse avere dei colpi di luce, come effettivamente sto lasciando, non sono dei colpi di luce che devono essere speculari, quindi posso andare più disinvolta. Fatto asciugare un po' il tutto, posso ritornare ad intensificare il colore, lasciando delle leggere discromie che possano anche far trasparire un po' di nero più chiaro. Ok? Quindi chiudere il nero, ma non infittirlo troppo, è sempre un acquerello. Mentre ancora qui non è del tutto asciutto, farlo entrare anche tra le ali della farfalla in modo da poi inserirlo in quello che è l'andamento della venatura. Arrivati a questo punto, fate asciugare tutto perfettamente, quindi ribagnate i margini, perché questo è il momento in cui dovremo accordare il bagnato su asciutto con il bagnato su bagnato. Quindi facciamo un bagnato su bagnato che vada a ricadere anche sul bagnato su asciutto. Riempio le zone dove non ero stata prima ed intensifico alcune zone invece dove prima già ero stata col colore. In questo caso sto usando solo l'oltremare. E adesso, prima che tutto si asciughi definitivamente, ripasso un po' i margini in modo da far sciogliere e dissolvere un po' il colore del nero anche sulle ali della farfalla, non moltissimo, è un po' così come ho fatto in questa parte, quindi non moltissimo, ma che un po' i due colori vadano a permearsi. A questo punto lasciamo semplicemente asciugare il tutto, prima di lasciare riposare il nostro disegno, con mano non incerta, di più incertissima, cominciate a tremolare e disegnate le antenne della farfalla, che devono essere appunto molto molto tremolanti. Questo darà un po' di poeticità al vostro disegno. Fidatevi. Il nero, mi raccomando, deve essere coprente, ma non assolutamente coprente. Allora, se nell'acquerello vorrete raggiungere un tono di nero coprente, non dovete usare l'acquerello, ma dovete usare una tecnica mista, aiutarvi o con l'acrilico o con le penne. Se invece volete lasciare il vostro disegno tutto in tecnica pura, in acquerello, io vi consiglio di aggiungere i toni mano a mano e andarli a stringere su con il bagnato su asciutto, strato su strato. Vi faccio vedere cosa intendo. In questa parte dell'ala, credo che si veda, ci sono diversi toni di nero sovrapposti un po' in maniera scomposta. Ci sono neri più chiari, neri più scuri. L'occhio alla fine li leggerà tutti come scuri, ma lasciando questa trasparenza farete in modo appunto che la tecnica non venga, come dire, tradita. Non che
usare un acquerello in maniera piena sia un errore. Questo è un enorme luogo comune. Ci sono degli acquerelli pittorici usati quasi come degli acrilici e non è un errore, è solo una tecnica. Ora ci sono tutte queste mode che vedono l'acquerello molto diluito, quasi colato. È una moda, è una tecnica, è un modo di usare l'acquerello, ma non è la verità assoluta, nel senso, anche perché nell'arte, ragazzi miei, la verità assoluta proprio non esiste. Quindi, facendoci un giro tra i libri di storia dell'arte, si evince in maniera veramente veramente semplice questa cosa che vi sto dicendo. Quindi una tecnica però usata bene per sfruttare al meglio, diciamo così, le potenzialità dei vostri colori. Se dovete fare una tecnica pura, un acquerello puro, magari miscelate le tecniche, bagnato su asciutto e bagnato su bagnato, ma lasciate appunto l'acquerello in purezza. Adesso facciamo asciugare completamente, quindi daremo le venature interne alla farfalla, ma fate asciugare completamente. Bene, asciugatosi il grosso, quindi quando toccando non sentirete più l'umido troppo evidente, fate in modo di creare quelle che sono le linee di contorno appunto della vostra farfalla. Quindi con un pennello sempre e con mano sempre abbastanza tremula create quelle che sono le venature. Riponiamo i nostri acquerelli, adesso ci concentriamo sull'ombreggiatura, che sarà quella che darà una sorta di visione in 3D della mia farfallina. Allora, ripercorro le forme e piano piano immetto grafite, vado con una 2B. Adesso intensifico l'ombreggiatura nelle parti interne e più vicine alla farfalla. Essendo la carta una carta acquerellabile e ruvida, uso lo sfumino per far arrivare la grafite anche all'interno dei buchi. Per capire meglio come si colora in maniera compatta sulle carte ruvide, vi ho fatto un video che vi lascio tra le schede informative. Ed eccola qua alloggiata nella sua bella cornicetta. Ecco, sarà la prima di una serie di farfalle che faremo insieme e che poi vedremo attaccate al muro della mia stanza da letto. Vi farò fare poi, vi inviterò a guardare la mia collezione di farfalle. Marpiona io. E allora, ti lascio le foto e noi ci vediamo dopo. Difficile far sì che un acquerello possa prendere piano piano vita sotto il nostro pennello. Naturalmente scegliete bene le gradazioni del colore, scegliete bene il grado di copertura del colore, perché un acquerello deve rimanere sempre un po' trasparente. Quindi anche quando decidete di lasciare il nero ad acquerello e volete che sia intenso, giocate sulle diverse stratificazioni di pigmentazione, ma lasciate sempre un fondo acquerellato se volete dare un effetto appunto acquerellato. Come vi dicevo durante la lezione, però questa non è la regola, è solamente un modo di utilizzazione della tecnica, perché ci sono degli artisti bravissimi, di cui vi parlerò più avanti, che invece utilizzano l'acquerello in maniera copiosa. Ma voi mi direte: sì, ma la caratteristica dell'acquerello è quella di essere trasparente. Sì, ma l'acquerello questa caratteristica non la perde nemmeno se usato bene, in maniera più materica, diciamo così. Lo vedremo più avanti. Intanto
spero che questa piccola lezione vi sia piaciuta e spero che vi piaccia anche l'idea di vedere e sviluppare tante farfalle con le diverse tecniche pittoriche. Ovviamente faremo anche altri soggetti, non faremo solo farfalle, però siccome devo farle per casa mia ho ben pensato di coinvolgervi in questa cosa, poi magari vi faccio vedere la parete tutta finita come sarà. Bene, quindi non mi rimane che dirvi, se questo video vi è piaciuto acquerellatemi un bel pollice in su, bagnato su asciutto, bagnato su bagnato, come volete voi, e soprattutto condividetelo sulle vostre pagine Facebook, mi fareste un grande grande regalo, lo sapete già. E in più vi aspetto sempre sugli altri miei due canali, vi aspetto sul canale Ombretta, ci divertiamo tantissimo, si è creato un clima stupendo su quel canale, siamo già a più di 5.000, quindi grazie a tutti per essere arrivati anche dall'altra parte, e chi non c'è, prego, accomodatevi anche nell'altra mia casetta virtuale. E con Gabriele vi aspettiamo sempre nella nostra cucina virtuale, quella di Due Cuori Una Cappa, dove stiamo preparando dei piatti veramente buoni e gustosi, e curiosi anche in questo periodo, molto creativi, quindi vi aspettiamo anche di là. Detto ciò, vi lascio alla vostra vita e quando volete voi mi ritrovate sempre qui. Da Ombretta ed Arte per te è tutto.